il battagliero Vittorio Agnini prende nuovamente posizione sulla disastrosa situazione della viabilità di Arco, nel tratto delle vie Marconi, Garberie e Roma. Una fase sperimentale che dura da più di 900 giorni, che ha reso pericolosi alcuni attraversamenti. Inoltre, a causa del passaggio dei mezzi pesanti, la strada sta subendo un forte dissesto che necessita di continui interventi di sistemazione. Sentiamo la sua protesta. Ritengo che il senso unico, via Baden Powell, via Roma, via Garberie, sia assolutamente inutile e fonte di pericolo per la gente. Abbiamo fatto un giro per vedere tutte le pericolosità che ci sono, perché e anche le difficoltà che possono avere i disabili per superare alcuni ostacoli che ci sono. Quindi direi che è tutto da rivedere e da rifare. Io ricordo la delibera numero 80 della giunta comunale che diceva che via Roma doveva essere la promenade di accesso alla città, bella e accogliente, e il biglietto da visita della città. Ma questo è stato distrutto dal passaggio di molti automezzi pesanti, per cui via Roma è diventata tutta un dissesto stradale e quindi arreca disagio per chi lo percorre. Ma comunque non è stato risolto niente, perché le macchine continuano a correre, il pericolo sulle strisce pedonali c'è, anche perché ci sono dei punti che non sono visibili se non all'ultimo momento. E quindi se le macchine corrono può sempre capitare dei guai. Ci sono anche poi i problemi di stranieri che non sanno orientarsi e quindi c'è una difficoltà. Ho visto io dei sensi contromano e quindi pericolosi per tutti. Bisogna assolutamente ritornare a come era prima, con un bel rondò che allevia della curva Vinoni, il quale risolve tutti i problemi e può essere controllato e può diventare veramente il sistema per monitorare e per rendere semplice ed efficace il passaggio che come si deve della città. Questo deve essere l'impegno. Ricordiamoci che se vogliamo salvare Arco bisogna ritornare alle origini, migliorando le cose che ci sono, ma mantenendole nella loro interezza.